spese perché avremo veri e propri cantieri. Sono 14 i cantieri di cui sarà caratterizzata finale per il 2018, al quale vanno aggiunti perché esulano dal nostro bilancio per il momento, quello appunto che faceva riferimento al sindaco, la rotonda sulla 490, e quello sapete adesso è passato di competenza alla provincia, quindi non è in questo prospetto, pur essendo soldi nostri dell'anno scorso, ma c'è stato anche quello che arriviamo a 15, e alcuni interventi legati a degli scomputi, che quindi non sono annoverati tra questi, ma che porteranno ugualmente, e cito perché il primo che inizierà è verosimilmente il sottopasso ferroviario, parte di Piero Negri, verrà rivisto sia il sottopasso pedonale, quello inizierà poche settimane, è un intervento che cuba circa 60.000 euro, inizierà nel mese di gennaio, non sappiamo ancora bene i giorni perché poi tra queste allerte qualche programmino ci è saltato, però nel mese di gennaio si accompagnerà anche l'intervento legato al sottopasso Macarrabile, verrà fatto un intervento con delle risorse sconto, ribadisco, e vedremo un abbassamento della strada proprio per facilitare il passaggio di quei mezzi che negli anni scorsi più volte voi giornalisti poi ve lo ricorderete perché giustamente escono sempre quelle notizie di questo tipo, si incastravano i mezzi pullman piuttosto che dei mezzi dalla fuori, quindi creavano non pochi disagi, un lavoro non solo di abbassamento ma anche di riqualificazione delle canale proprio che sono al di sotto di questo tratto, che portano poi le acque, soprattutto della zona frazione San Carlo, in quella che sono le canali di raccolta acque meteoriche che poi scaricano a mare.